Benissimo. Buonasera, sono Ludovica Carla Ferrari, assessora del Comune di Modena. Mi occupo di bilancio, smart city e risorse umane, quindi ho deleghe che sono piuttosto trasversali agli altri assessorati, che invece sono più tematici e più verticali, come si suole dire. Io mi occupo quindi di essere al servizio della giunta e ovviamente del sindaco per gestire gli aspetti più collegiali e orizzontali, diciamo. Che cosa, dunque, mi immagino una domanda ipotetica che potrebbe essere: cosa può fare un'amministrazione pubblica a livello di un ente territoriale come il comune, di un ente comunale, per supportare la propria comunità che è protesa verso l'innovazione in tutti i campi, dalla scuola al mondo del lavoro, il mondo della formazione, il mondo del welfare, come ci si propone di interpretare uno spirito ecologista che dovrebbe essere quello del nostro tempo riguardo ad esempio al risparmio energetico, alle nuove forme di urbanistica, insomma, toccando davvero tutti i campi del vivere umano, come un po' è un comune, no? Adesso, magari non proprio tutti, però in effetti il comune di Modena, ma i comuni in generale si occupano di curare moltissimi aspetti della vita dei propri cittadini, quindi di stare a loro vicino, in relazione ovviamente con le istituzioni che sono presenti sul territorio, con gli altri soggetti che erogano servizi. Noi abbiamo cercato davvero di interpretare questa missione nel modo più allargato possibile, con alcune specificità, ma cercando davvero di non farci sfuggire, aspetti determinanti della vita di un cittadino. Abbiamo cercato di impostare questa spinta verso l'innovazione, questo programma che abbiamo chiamato Smart City, ma in realtà è molto, ripeto, molto trasversale. Ci sono sei assi che sono quelli che sono stati identificati dalla comunità europea per descrivere una città innovativa, una città che sa stare al passo con i tempi. Modena, anche a livello nazionale, oltre che a livello regionale, è piazzata piuttosto bene. Saliamo e scendiamo, così come sono le classifiche, ma generalmente siamo nelle prime 10 posizioni a livello nazionale. Siamo dietro ovviamente ad alcune città più importanti, le città metropolitane, quelle che dispongono anche dei maggiori finanziamenti per fare attività di innovazione su vari livelli, perché comprenderete che queste politiche innanzitutto necessitano, oltre che della volontà e della capacità di programmare di una pubblica amministrazione e della comunità di innovatori della città e ovviamente dell'università, hanno bisogno di grandi, insomma, di una buona dose di risorse. Ecco, magari non proprio grandi risorse, perché si può anche cercare di spenderle in modo intelligente, in modo smart, come si potrebbe definire, però c'è bisogno di risorse, quindi riuscire a recuperare risorse da investire sul proprio territorio è fondamentale. Queste risorse poi possono essere impiegate in vario modo. Il Comune di Modena ha individuato tre assi sui quali ha concentrato i propri sforzi. Un primo asse infrastrutturale, che è quello legato alla messa a disposizione dei propri cittadini dell'ossatura portante della connettività in questo caso. Chi vuole fare Industria 4.0 sa che quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre, avrà bisogno di connettività, cioè della rete, fibra ottica, banda ultralarga, di connessioni internet e in reti locali molto veloci. Ha bisogno di gestire tanti dati, ha bisogno di trovare un ordinamento in questi dati, quindi ha bisogno anche di capacità di calcolo molto elevate. Ecco perché stanno nascendo anche sul territorio nazionale data center, che non sono più come quelli del passato, diciamo CED, centri elaborazione dati più locali e più semplici, ma che sono luoghi nei quali mettere a fattore comune tutte le informazioni che vengono raccolte in un territorio. E sono luoghi che, oltre a fornire servizi per i cittadini, oltre a fornire informazioni alle pubbliche amministrazioni per fare meglio il proprio lavoro, sono anche luoghi nei quali si genera un substrato che diventa terreno di coltura molto importante per aziende. E io volevo parlare un po', diciamo, della ceramica in generale, anche perché sono vicepresidente europeo della Federazione delle Ceramiche, quindi diciamo un ruolo anche in questo senso. E soprattutto volevo portare un contributo per quanto riguarda i glocal. Il nostro è un settore che esporta ormai l'85% ed è passato indenne attraverso la grande crisi che è cominciata nel 2007
e che comincia a vedere le prime luci alla fine del tunnel per quanto riguarda il mercato immobiliare in Italia, e il nostro settore si è salvato e ha avuto la possibilità di rilanciarsi attraverso l'esportazione. Esportare però vorrebbero farlo tutti, ci vogliono le competenze, la globalizzazione vuol dire anche avere le conoscenze internazionali di quello che nei vari paesi sono i gusti, i consumi, le funzioni d'uso dei materiali, sono tutte conoscenze che credo che noi a Sassuolo, anche per il fatto che è un distretto leader mondiale non solo della ceramica ma anche della fabbricazione delle macchine per ceramica e anche dei colorifici e di tante altre, della ricerca che esportiamo complessivamente in tutto il mondo, abbiamo un patrimonio di conoscenze che ci permette di essere leader. Nel 2016 abbiamo superato la produzione di 400 milioni di metri quadrati, siamo cresciuti di 50 milioni di metri quadrati negli ultimi 3 anni, e con un fatturato in crescita che ci è dato di 5.177 milioni di euro, quindi 5 miliardi 177, di cui in Italia appunto 800 milioni, all'estero 4 miliardi 318. Nel 2016 siamo cresciuti del 4,38% in Italia e del 6,28% sull'estero, e abbiamo raggiunto i 5 miliardi 423 milioni. Pre-crisi eravamo circa 6 miliardi di fatturato, lì in Italia abbiamo perso più del 60% dei volumi sia in metri quadrati che in fatturato, questo lo dice come la tenuta sull'esportazione ci ha permesso di mantenere questo presidio internazionale nella fascia alta, nella fascia più innovativa del nostro settore. I luoghi di esportazione sono per il 65% in Europa, per quello che riguarda extra Italia, perché ormai l'Europa si dovrebbe quasi considerare un mercato domestico, di cui un 50% del mercato UE, il resto un altro 15% il mercato extra UE, però Europa. In America esportiamo il 16%, in Asia il 12%, in Oceania il 2%, in Africa il 5%. Il perché di noi rispetto al nostro principale competitor è la Cina, in fatto di volumi, e dopo andremo un po' a analizzare anche un attimo questo fenomeno e anche le conseguenze che l'eventuale riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina potrebbe avere sulle produzioni della ceramica italiana ma anche europea. E per dare un dato, rispetto alla Spagna, che è il nostro principale competitor a livello di qualità, il nostro prezzo medio di vendita è 13,83 euro, per la Spagna 6,50 euro. E questo è il primo competitor che abbiamo in termini di qualità, quindi il premio che viene riconosciuto all'Italia è di praticamente il 50%. Questo è dovuto non tanto alle singole aziende, ma al riconoscimento del prodotto italiano che noi abbiamo identificato con un marchio collettivo che è Ceramic Tile of Italy. E il riconoscimento del prodotto italiano è un prodotto di qualità, quindi ambito da tutti quelli che nel mondo hanno un reddito che possono permettere di spendere ed avere il meglio. Per cui esportiamo in Cina, esportiamo negli Stati Uniti, l'esportazione avviene un po' in tutti i paesi del mondo, ma anche nei paesi che sono nostri diretti concorrenti come la Cina. Thank you.
Sei giovane, sei trendy, sei up to date. Scegli la nuova Glassa Ponti per rendere creativi il tuo lunch, il tuo brunch, il tuo crunch nel tuo loft. No ragazzi, brunch, crunch, ma che noi parliamo ai giovani, Tognazzi. Ma se dicessi che sta bene su tutto, specialmente sulle patatine. Wong si sta chiedendo se lei può piacere ai giovani. Ma chiedesse a sua sorella. Io sorella. Ah, che in Italia noi... Vuole una patatina? Stati 1268, ecco qui sono molti più i soci maschi rispetto alle femmine, ma comunque sono sempre numeri importanti anche questi qua. Il tesseramento, ho detto, ha raggiunto questo picco che non aveva mai raggiunto, anche se dal 2008 in poi, quando sono arrivato io al 2008, Lauser, no, c'è stato questo salto e il trend resta molto molto alto. Quindi un dato importante anche questo. Infatti noi abbiamo iniziato nel 1992, abbiamo trovato i primi verbali del 92 a fare Hauser in provincia di Modena e adesso il dato è questo qui. Ecco, il risultato 2016 è questo qui. Per l'attività di sostegno alle persone c'è il numero di volontari impegnati, il numero di giornate che si sono impegnati i volontari dell'Hauser, il numero degli utenti destinatari dei servizi, poi sotto vedete la seconda parte, il numero di automezzi 80, che ormai li abbiamo già anche superati, il numero dei chilometri percorsi che non sono precisi, ne mancano ancora qualcuno, ma comunque è già un dato importante, 1.400.000 chilometri più, no? È importante, e soprattutto il numero dei servizi svolti, 50.000 servizi, 50.000 non vuol dire 50.000 persone accompagnate, perché qualcuno lo accompagna anche 3, 4, 5, 6 volte, però insomma i servizi noti sono questi qua. Attività di sostegno alla comunità, il numero di volontari dell'Hauser sono 416, le giornate di impegno 15.300 e il numero di utenti destinatari sono 31.000, sono tantissimi in questi casi, sono tantissimi. L'attività di promozione sociale ancora di più, cala il numero di volontari un po', le giornate sono molte, così come gli utenti, ad esempio dei circoli dell'Ausa soprattutto, e le iniziative che i circoli mettono in campo, 1279 iniziative. La solidarietà, nella solidarietà quest'anno non c'è l'iniziativa delle tre auto che abbiamo donato alle Hauser colpite dal terremoto del centro Italia, perché sarà l'anno prossimo, 2017, sia come bilancio che come rendiconto sociale, anche se nel libro abbiamo messo una quindicina di fotografie proprio che rendono fanno vedere proprio il momento, il giorno in cui siamo andati a consegnare le macchine a Rieti. Attività di solidarietà, comunque ci sono 7 progetti dell'Hauser in tutta la provincia, il numero di volontari, il numero delle giornate di impegno. Perché tutti questi? Perché abbiamo trasformato le giornate per un coefficiente che voi avete dentro, non lo faccio vedere per brevità, e viene fuori il costo complessivo ma non retribuito che sarebbe quel costo dei nostri volontari. Se dovessimo pagare i volontari, il costo sarebbe 2016 3.345.192,70. Quello rosso.
L'OSER, Rete Territoriale di Modena, gestisce il tesseramento, come ho detto, di alcune associazioni affiliate. Queste associazioni affiliate, cioè sono quelle di OSER Volontariato in ambito OSER, sono OSER Volontariato, OSER Insieme, mentre altre affiliate ci sono l'Università Ginzburg di Vignola, Maranello Orti, la Formigine Unità Popolare Formiginese e la Laguna Verde di San Vito, per un totale di 5.051 iscritti, dato, come è stato già sottolineato prima, che è molto importante perché per la prima volta nella nostra storia abbiamo superato il muro dei 5.000 iscritti e complessivamente i volontari, parliamo di quelli in ambito OSER perché quelli della GIM, dell'Orti ci interessano relativamente perché sono problemi che sono qualche cosa che sono nella loro realtà e che non interessano relativamente. Ma i volontari complessivamente sono 1.259, 1.112 in volontariato e 147 in altre insieme. Come detto, la gestione di Hauser Rete è quella del tesseramento, quindi c'è un'entrata equivalente alla quota associativa per il numero delle tessere, una spesa che sono il costo delle tessere che va intesa come canalizzazione verso il regionale e verso il nazionale, 4,60 euro ogni tessera, quindi alla fine, dopo aver pagato gli interessi bancari, le spese bancarie, cioè tutto quello che ci sono, c'è un utile, c'è un avanzo della gestione la quale Hauser Rete non può trattenere per sé, perché Hauser Rete non è una ONLUS, non è un'associazione, neanche personalità giuridica, e quindi il ricavato di tutti questi deve gestirla e destinarla a sostegno delle politiche interne di tutte le varie affiliate. Infatti ci sono stati dati 2.548 euro come contributo all'Università Ginzburg di Vignola, 294 alla Maranello Orti, 2.730 euro all'Università Popolare Formiginese in più, 25.000 euro che vengono destinati a Hauser Insieme di Modena per il contributo a sostegno delle iniziative culturali, quindi si parla sostanzialmente delle università popolari che sono all'interno di Hauser Insieme, quindi quella di Maranello e quella di Sassuolo, e 10.000 euro verso Hauser Volontariato di Modena a sostegno delle politiche del trasporto sociale. Quindi il bilancio di tutto questo, di Hauser Rete, si chiude con un saldo gestionale positivo di 1.109 euro e 15 centesimi. Questa attività di Hauser Rete, ecco, come vedete, questi contributi verranno dati sia verso Hauser Insieme che verso Hauser Volontariato, ovviamente dopo che verrà approvato questo bilancio, che sostanzialmente infatti che vengono considerati come debiti. Questo per quanto riguarda Hauser Rete. Mi hanno chiesto un po' di avviare il confronto fra i relatori oggi, fornendo un po' di idee di riferimento, di concetti di riferimento attorno ai quali appunto poi cercare di capire in che modo contribuire alla promozione di questo territorio e allo sviluppo economico di questo territorio. Intanto comincio da una cosa che non ho messo nella slide ed è un po' questa. Che io veramente credo che sia difficile oggi pensare a delle politiche solo di dimensione provinciale. Quando pensiamo allo sviluppo di un territorio, lo pensiamo all'interno di filiere lunghe, di filiere che sono perlomeno regionali, per non dire a volte addirittura nazionali. E quindi uno degli elementi importanti è la capacità dei territori di stare dentro alle filiere, e quindi non di ragionare come territori chiusi, autosufficienti, con le loro imprese da proteggere, no, ma come territori che si collegano a filiere più grandi, con imprese che devono essere dei nodi
di queste filiere. E così introduco un po' uno dei tre concetti di riferimento che avevo pensato di proporre, proprio per stimolare dopo un dibattito anche più concreto su quali sono le imprese, quali realtà. Qui la filiera è un'altra cosa. La filiera attraversa tanti territori, possiamo immaginarla quasi come una collana di distretti. E questi territori vengono attraversati attraverso flussi, flussi di informazioni, flussi di elaborazione di queste informazioni, che significano poi anche flussi di innovazione.